Marzo, il mese della cultura nell'ambito di eventi e Cereale 24, illustrato stamani in conferenza stampa, ricco calendario di iniziative che per tutto il prossimo mese richiamerà in città esponenti del panorama culturale, artisti, scrittori, musicisti e personaggi del mondo dello spettacolo, nel ricco programma di eventi disposto dall'amministrazione comunale con il coinvolgimento dell'Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, Diocesi, Club Service e Associazioni del Territorio. Un appuntamento a giorno e per tutto il mese 21, restituendo alla città il ruolo centrale di comunità culturale sulla scorta dell'esperienza maturata nel passato con incontri capaci di esaltare le peculiarità artistiche e culturali acesi in un contesto di aggregazione e partecipazione collettiva tra grandi autori siciliani come Sciascia e Pirandello, i cui profili letterari verranno argomentati e approfonditi nel corso di dibattiti e incontri dedicati. Le donne, protagoniste nel concorso letterario Racconti di Donna, le rassegne di libri alla pari della musica che farà da sfondo alla presentazione di alcuni testi letterari e i concerti con orchestre siciliane e il contributo del coro lirico del Teatro Bellini di Catania. Non mancheranno i dibattiti a sfondo sociale con tema autonomia differenziata, l'Italia a rischio, relatore lo scrittore Pino Aprile, le giornate Fai di Primavera e altri appuntamenti di livello, ed è solo il principio di una serie di iniziative che proseguiranno nel corso della prossima estate. Riprendiamo quello che avevamo lasciato qualche anno addietro. Sapete che AC 2024 è partita da gennaio, ormai il mese di marzo chiaramente lo dedichiamo alla cultura con tanti eventi tipo culturale, non solo presentazione di libri, musica, arte, mostre e quant'altro, che abbiamo potuto realizzare un calendario così ricco perché nella nostra città c'è tanta gente e ci sono tante associazioni che fanno cultura. Il Vescovo Monsignor Antonino Raspanti nel suo intervento ha voluto porre l'accento sulla straordinaria opportunità, sottolineando il ruolo della cultura nella società moderna. Direi anche di riflessione e di fornire a tutti noi elementi, pensieri, parole, idee, speranze che ci facciano vivere con maggior senso, con maggior impegno il quotidiano. Tipicizzare il mese di marzo in una più vasta logica di spazio a piccoli e grandi eventi culturali. Diciamo che abbiamo voluto tipicizzare il mese di marzo nella logica del programma elettorale che abbiamo presentato in campagna elettorale, laddove il mese di marzo cerchiamo di dare spazio, molto spazio, il più possibile a tanti piccoli, medi, grandi eventi culturali per dare proprio, come diceva lei, questa impronta. Cireale è una città di cultura che fa cultura, la fa 365 giorni l'anno, poi c'è un mese che si dedica in maniera particolare ad alcuni argomenti e penso che abbiamo messo in pista, credo, immagino l'amministrazione, con pochi soldi, un bel programma e una bella offerta che è anche turistica. Caratterizzare il ruolo primario della cultura in una città culturale dal passato glorioso, l'Accademia, con i suoi 352 anni di storia, rappresenta una delle pagine più pregnanti della comunità. La Cireale era conosciuta come città della cultura per le scuole, che vi sono tutte, i licei, le scuole a indirizzo vario al superiore, tranne qualcuna, e poi i tanti collegi che vi erano una volta ma che ora non ci sono più, però ci sono, rimangono le scuole, vi è l'Accademia Zelantea con i suoi 352 anni di storia, vi sono altre associazioni che si occupano della cultura, quindi possiamo rilanciare a Cireale come città della cultura e la cultura ad Cireale, che poi sono un tutt'uno con Cireale.